Amici, oggi video leggendario perché mi avete chiesto, tipo in tantissimi, di andare a provare le Skyblock nel server Hypixel. Non ho idea di come siano perché non le ho mai provate in un server, non so se sono come le mappe normali. Nel dubbio vi invito a lasciare un piace, un commento, condividete il video, signori, fate tutto quello che volete. E speriamo che sia qualcosa di carino, magari ci iniziamo la serie, magari no, non lo so. Iniziamo, ma speriamo che siano interessanti. Amici, come vedete ci ha buttato direttamente sull'isoletta delle Skyblock e io mi sto portando avanti prendendo del legno. Lì vedo un portale del... oh mio Dio, che cos'è quel mini cosino? Voglio andare ad esplorare subito. Perfetto, allora, non ho idea di come funzioni proprio, vi giuro, non ne ho idea. Cioè, no, non ho idea di come funziona la Skyblock, non ho idea di come funzioni questo tipo di Skyblock, perché come vedete abbiamo qui sia 100-100 di vita, sia il mana, che non so cosa possa servire in una Skyblock. Però il fatto che non ne ho idea mi incuriosisce, e non poco. Ora, gli alberi ce li ha dati, sì, ce ne ha dato per ora uno, perfetto, non mi lamento, dai, meglio di niente. Magari gioco, se me ne dessi un altro saremmo tutti più contenti. Gioco, me ne dai un altro? Non mi sta dando un alberello, sei un po' un infame. Quindi io direi che inizio a prendermi un po' di terra totalmente a caso. Mi faccio il collegamento e vediamo cosa ha da dirci sia quel villager là sulla sinistra che quel mini cosino che non vedo l'ora di scoprire chi è. Magari diventa il nostro compagno di avventure incredibile fuori di testa. Speriamo di sì. Allora, ho parlato col signor Jerry e mi ha detto: oh, vai nel portale che c'è un botto di roba. Però io volevo vedere sto tizio, Cobblestone Minion. No! No, figata, fuori di testa. Lo voglio subito, come faccio a prenderlo? Ok, allora ho preso il minion che praticamente mi mina la cobblestone. No, fuori di testa, vai, piazzalo. E come faccio a capire se sta funzionando? Vabbè, per ora lo lasciamo qui perché non so come funziona. Però volevo entrare esatto nel portale, nel villaggio, nuova zona scoperta. Buongiorno signor Leo. Allora, credo... esatto, c'è l'obiettivo, parla a 12 villager. Ok, quindi mi sa che ve la taglio perché sarà noiosissimo. Ok, cosa succede? Ah, c'è pure l'armatura. Fì, ma è particolarissima sta Skyblock. Bella. Allora, io parlo con i villager, ci metterò un botto di tempo e poi ci vediamo dopo. Guardate che bello. No, vabbè. Lab centrale, io sono qui. Ma è bellissimo. Signori, potremmo iniziarci tranquillamente una serie. Tranquillamente. Il deserto dei fu. Figata, figata. Allora, sono successe cose del tipo: ho preso del grano, totalmente a caso, e una spada mi è andato. E ora praticamente ho parlato con un... oddio, come si chiama? Un taglialegna e mi ha detto: prendi del legno, me ne manca due in realtà. Però io volevo andare alla cava per scavare tipo il vario carbone e tutte le robe. Però ho visto un casino di cose, ora vi faccio vedere. Prendo ancora un paio di legno per sicurezza perché... voglio farmi la crafting table e anche il piccone, che non vorrei darlo tutto a sto tizio. Vediamo cosa mi dice. Ti ringrazio. Oh, e mi ha dato un'ascia. Ok, quindi perfetto. Tra l'altro, travel to the park behind the woods. Ok. Non lo so, è stra carina come cosa, perché poi ci sono tipo tutti i vari obiettivi da fare. Poi ci sono le spade, dopo vi faccio vedere che costano un botto di soldi. E abbiamo trovato le rovine. Ok, per il momento ho trovato tutta sta zona con delle crafting table, quindi non ho dovuto neanche craftarle. E mi sono trovato, e mi sono fatto, pardon, tipo il piccone e basta in realtà. Solo il piccone e i panini, vabbè, ho usato il grano che avevo. Quindi con questo piccone in realtà io dovrei ancora trovare i villager per finirgli di parlargli. Però, zombie villager. No, no, qua, quanto danno fanno? No, quanto corro? Signori, amici, qualcuno che mi dia una mano? È pieno di zombie, è pieno di zombie. No, ma ci muoio. Palesemente ci muoio. No, no, via, 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 via. Vediamo se lui mi dice qualcosa. Esatto, e mi dice: il nuovo obiettivo, uccidi gli zombie. Volentieri, però mi sa che ci muoio. Ah, non posso costruire. No, dai, avrei voluto fare il tatticozzo. Vai, muori, muori. C'è andato pure la roba, carne marcia, basta, solo carne marcia. Ok, devo riuscire a uccidere questi zombie. Questo era cattivo, signore, è cattivissimo. Vai, attacca, 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 morto, morto. Bravissimo, vai, bravissimo, datemi una mano, vai. Distruggiamo gli zombie, no, no. Siamo morti nel primo episodio. Ok. Comunque, in ogni zona che visiti trovi, esatto, fashion shop. Qua mi sa che puoi comprare le varie skin, tutte le varie cose. Però io dovrei ancora parlare con due villager.
non posso rubare l'armatura. Vi prego, fatemi rubare l'armatura. No, non posso rubarla. Ah, però vedete che se vai in miniera ti dà le cose, cioè le fa tornare normali, però. Ah, interessante. Ma scusa, allora il cibo non finisce mai, non serve a niente prendere il grano. Meglio. Non lo so, io nel dubbio sto prendendo sia un po' di vario carbone che di cobblestone, così almeno mi faccio il piccone di cobblestone e posso prendere il ferro, perché credo proprio che ci sia il ferro, sì, per forza. E tra l'altro dovrei anche farmi le torce, quindi la cobblestone non fa mai male. Però non so quanti di voi ci giocano, a parte che c'è anche il livello di mining, perché tipo ho parlato con i villager e mi fanno che ci sono vari livelli, varie abilità e tutte cose. Però dato che voi siete decisamente più esperti di me, se ci giocate anche voi, appunto, fatemi sapere nei commenti qualche consiglio utile, che non fa mai male. Cioè, però, signori, la cosa più devastante, cioè, guardate qua, guardate queste spade. Cioè, cosa vuol dire questa cosa? Prezzo 50 milioni di monete. Ma che cacchio? Ma io quante ne ho? Mi sa che ne ho tipo zero. Mythic Sword, cioè, questa credo siano tipo quelle non leggendarie, di più. C'è anche sti robi, che cosa sono? 145 milioni di monete. Fuori di testa. No, io lì mi sa che non ci metterò mai più piede. Non ci metterò mai più piede. Ma che cacchio. E comunque, tra l'altro, in tutto ciò mi manca ancora un villager con cui parlare. Dannazione. Oh, ho trovato una Fairy Soul. Oh, oh, oh. Oh, non so cosa sia, ma l'ho trovata. Allora, ho scoperto una nuova zona, la montagna, nella quale c'è questo coso del Dungeon Hub. Vediamo cos'è, ormai in sta zona esploriamo tutto. Devo parlare con Ofelia e Martix. Qua c'è pure il Fabbro. Sì, ma qua sono tutti... Esatto, cioè, sono tutti stracargati. Io sono uno schifo povero appena spawnato col piccone di legno. Che schifo. Salve, signorina Ofelia. Mi dia tutto quello che ha. Che poi, le monete, come faccio a fare le monete? Cioè, questo 80.000. Scrivetemelo nei commenti perché non ho ben capito come fare le monete. Non so, vabbè, torno indietro perché siamo decisamente troppo scarsi per quella roba lì. Tra l'altro, figata, i caricamenti sono belli veloci. Però volevo esplorare qua proprio la montagna. Dai, dammi qualcosa di interessante. Comunque li vedo che nella borsa, nella purse, ho 77. Ma la domanda è, 77 cosa? Oggetti in totale? Può darsi, può darsi. Guardate che figata sta zona. Ma comunque sto server è bellissimo. Se voi non ci avete mai giocato, vi invito a giocare alle Skyblock, perché tanta roba, ci sono particolari. Non ho ancora ben capito come funzionano. Infatti questo è un primo episodio, diciamo, pilota, per vedere come funge la situation. Calcolate che ci hanno picchiato degli zombie, quindi non siamo chiaramente pronti per i vari fight, per le varie quest. Però comunque stiamo dando un'esploratina. Oh, ma eccolo qua, l'ultimo villager. Oddio. Oh, ah. Ah. Praticamente, se facciamo le varie quest, ci dà le monete. Ah. Quindi per ora ho guadagnato 50 monete parlando sostanzialmente con i villager. E in teoria, se uno si dimentica le quest, basta che va qua e vedete che ve le dice tutte. Tipo, dovremmo andare dietro il parco tra gli alberi. Non lo so, non ho idea di cosa vogliano farci nel parco dietro gli alberi. Però comunque direi che per ora la missione appunto più interessante è quella degli zombie. Quindi la andiamo a fare, o almeno proviamo a farla, perché prima ci hanno dilaniato come se non ci fosse un domani. Però tech, che vedo il nostro socio, vai vai, aiutami a picchiarli. Signor Mr. Gogal, o come ti chiami, vai. Fatto? Già fatto? Mi hai rubato tutti gli zombie? Amico? Ok, nuova zona scoperta, il cimitero. Ah, io devo uccidere gli zombie. Dai, viecce. Viecce. Questi qua sono quelli scarsi. Oh, cos'è quel blocco? Ok, mi è andato un nuovo obiettivo, ovvero quello di parlare a George, il pet colle. Credo pet collector, che ci avevo già parlato tra l'altro qua di zona, mi sa. Allora, signori, vi invito a dare a questo server, diciamo, un paio di puntate, in caso ne voleste altre, perché come in ogni gioco che si rispetti, le prime missioni sono quelle un po' più noiosette, quelle un po' più di base che ti insegnano come giocare. Quindi volevo provare a buttarmi qua dentro proprio di cattiveria. Boom, mi lancio. Ok, è notte e non ci vedo niente. Ok, ci abbiamo la crafting table, perché all'interno del lab non ce la fa mettere. Però volevo vedere se qui sulla mia isoletta... Ah, qua sì. Aha, aha, fatemi fare tutte le torce possibili. No, ma signori, io quasi quasi fossi in voi, accetterei il fatto di farci partire una bella serie. Non so quanto possa durare, non so quale sia l'obiettivo finale. Magari uccidere l'Ender Dragon, boh, non lo so, proprio zero idee.
Però mi sembra un'idea molto, con questa O molto allungata, molto carina. Quindi questa era la mia isoletta, quella era l'hub centrale, sto tizio, stavo cadendo, chissà se c'è il keep inventory, non lo so. Guarda come scava, bravissimo, perfetto. Quindi ora direi di concludere l'episodio facendoci un bel piccozzo tra molte virgolette di stone. Quindi io direi che, abbiamo uno di difesa, yes, siamo già potentissimi. Quindi io direi che per questo primo episodio, volendo, può essere tutto. Qua gente che parla, gente che fa, non abbiamo le monete, o meglio ne abbiamo 50, ma non saprei dove vedere tutte quelle che abbiamo. Signori, spero che questo primo episodio vi sia piaciuto. Nel dubbio salvo ed esco dal server. Spero che vi sia piaciuto. Vi invito a commentare scrivendomi se volete che faccia altri episodi o comunque aiutarmi nel proseguire la storia. E soprattutto se c'è una storia. Vi ringrazio per la visione. Vi do appuntamento domani al solito ora, ovvero 2:15 per questo periodo estivo, con un nuovo video. Ciao! Ma che figata!